L'associazione GeomedaIS Immersioni Scientifiche Subacquee, che promuove e divulga dati scientifici per la salvaguardia dei valori paesaggistici delle aree costiere e dei fondali marini calabresi e presta competenze all'emergenza di protezione civile, ha organizzato un convegno con gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Locri. Durante la conferenza dal tema Caffè letterari inquinati, il geologo Carmine Nigro ha descritto i fattori di rischio di inquinamento che non riguarda solo un ambiente. Sottolinea che bisogna fare attenzione a quello che facciamo perché qualsiasi azione compiamo determiniamo fattori di rischi, di danni alla nostra società. Io, sì è vero, faccio geologo, mi occupo di ambiente, lavoro spesso nella questione dell'inquinamento. Soprattutto collaboro poi con alcune procure per vedere se questo inquinamento può essere in qualche modo limitato. Bisogna tirare fuori poi quelle che sono le risultanze per poter far sì che la società inquinata possa risolvere i suoi problemi. L'inquinamento non è un gesto che noi possiamo fare e sporchiamo l'ambiente e ne determiniamo un danno permanente. L'inquinamento è uno stato sociale. Una società che non è capace di vivere in equilibrio col proprio ambiente è una società destinata a soccombere, una società che non può pensare di risolvere i suoi problemi esistenziali. Quindi noi dobbiamo pensare a questo stato. Io lo chiamo stato sociale, uno stato di essere, uno stato culturale. E pensare all'inquinamento come una soluzione. La soluzione dell'inquinamento è la base culturale. Io sono qui oggi ringraziando Enzo di questo invito per parlare di questa cosa, per dire che ragazzi il discorso dell'inquinamento non è un elemento a sé stante, non è un fattore che riguarda soltanto un determinato ambiente o un determinato fattore ambientale, non può essere l'acqua, il mare, la terra, il cielo. L'inquinamento è una cosa che cammina a 360 gradi e i meteorologici parlano del ciclo dell'inquinamento perché una qualsiasi azione che noi facciamo inquinando un territorio, un ambiente, una matrice ambientale, come si chiama in gergo, determiniamo fattori di rischio, di danni, ma di danni seri a livello economico alla nostra società a 360 gradi. Io qui non ho tirato fuori una serie di slide per parlare di inquinamento eccetera. Parlo qui per quanto riguarda dei concetti generali sull'inquinamento e poi magari possiamo anche pensare a un brevissimo dibattito se Enzo ci dà lo spazio per poterlo fare. Quindi cominciamo a un po' con poche parole, ho già detto quello che è scritto in questa slide, no? Praticamente l'inquinamento è qualcosa che va velocissimo e attraversa il nostro ambiente, il nostro territorio, perché usa come veicoli l'acqua e l'aria principalmente. E quindi inquina tutto il sistema che noi viviamo. Sì, ma l'acqua qui è buona, perché ci dobbiamo preoccupare? L'acqua qui non è buona, ma non è buona da parecchio tempo. Ma non è perché non è buona l'acqua invece in termini. Ci andiamo all'acqua, magari parlando un pochino meglio dell'acqua. Volevo introdurre una piccolissima cosa noiosa che è la normativa che noi abbiamo, che è la 152, poi modificata nel 2015 con la 68, che introduce il danno e il disastro ambientale. Non è una cosa, come dire, noiosa, c'è la legge, la normativa bisogna rispettarla. È che questa legge introduce un concetto, un principio fondamentale di chi inquina paga, ma paradossalmente chi inquina crea un danno economico, per questo deve pagare. Il danno economico è per le strutture alberghiere, il danno economico è per le strutture incentive eccetera, il danno economico è per la salute, si dice principalmente per la salute ma anche per altre cose, ma qui no, in Calabria la salute ce l'abbiamo, si campa d'aria, non moriamo mai. Sono falsità, in effetti ci ammaliamo, abbiamo una condizione epidemiologica estremamente delicata e anche grave che nessuno denuncia, nessuno porta sulle piazze perché è legata all'inquinamento quotidiano che noi facciamo, i nostri responsabili per quanto riguarda alcuni tipi di produzione, di attività umane, inquinano senza sapere quello che stanno facendo.